Come farsi pagare di più? Oggi leggo la domanda di Marco che chiede: Ciao Massimo, io ho l'impressione che i miei clienti scelgano solamente in base al prezzo. Come posso fare per farmi pagare di più? Grazie mille. Ora Marco, qui la domanda purtroppo è molto vaga perché non conoscendo il tuo settore è difficile riuscire a dare una risposta mirata a te. Però quello di cui possiamo parlare è proprio come farsi pagare di più in ambito generale, perché questo è un problema che molti imprenditori affrontano giorno dopo giorno. Primo, è vero che i clienti scelgono solo ed esclusivamente in base al prezzo, ma solamente se tutte le condizioni sono uguali. Se noi prendiamo due bottiglie di Coca-Cola, una da 2 euro e una da 1 euro, ed sono identiche, la scelta ricadrà sempre sulla bottiglia da 1 euro. E qui non ci possiamo fare nulla. Zero, non, niente, non c'è marketing che tenga. Se i prodotti sono uguali, la consegna è uguale, la data di scadenza è uguale, il gusto è uguale, se tutto è uguale, la scelta ricadrà sempre sul prezzo. E il compito dell'imprenditore è proprio questo, deve riuscire a rendere queste due bottiglie diverse. Io consiglio sempre a tutti di porsi una semplice domanda: perché il tuo prodotto, il vostro prodotto o servizio dovrebbe o anzi costa di più rispetto ai vostri concorrenti? Perché sicuramente una motivazione c'è. Ed è proprio questa la leva che bisogna utilizzare per convincere il cliente a acquistare da voi nonostante il prezzo. D'altronde, se ognuno di noi si guarda attorno in casa, noterà che non abbiamo solo i prodotti che costano meno, anzi, quasi mai. La maggior parte delle volte scegliamo quello che ci piace di più oppure qualcosa che ci ha colpito o che ritenevamo più adatto alla nostra situazione. Ad esempio, moltissime persone hanno l'iPhone, ma oggettivamente fa praticamente quello che fa oramai qualunque altro telefono, però costa il doppio o il triplo, a volte anche di più. Quindi, nel tuo caso, qual è quella cosa che ti differenzia rispetto ai tuoi concorrenti? Perché un cliente dovrebbe venire da te? Cos'hai di più? Qual è il tuo valore aggiunto? E soprattutto, perché tu sei la soluzione più adatta al problema del tuo cliente rispetto che ai tuoi concorrenti? Perché alla fine tutto si gioca solo lì. Se il cliente ritiene che tu sia la soluzione più adatta a lui, al suo problema, a quello che ha bisogno, allora sceglierà te, disponibilità permettendo, indipendentemente dal prezzo. Perché se il tuo costo è davvero troppo per le sue tasche, allora sarà molto difficile. Ma la maggior parte delle volte non ci sono differenze tali da giustificare la scelta di un tuo concorrente che costa meno rispetto a te. E questo è un punto che devi sempre tenere a mente, quindi concentrati proprio su questo. Spiega in maniera chiara perché un cliente dovrebbe scegliere te rispetto ai tuoi concorrenti e soprattutto quali benefici ne otterrà. Praticamente gli devi dire: è vero, io costo di più, però con me hai questo, questo, questo e quest'altro. A differenza del mio concorrente A, che questo non ce l'ha, il mio concorrente B, che spesso ti consegna 8 mesi di ritardo, il mio concorrente C, che ti fa un prezzo veramente basso, ma i prodotti sono di qualità talmente pessima che dopo un mese sei punto a capo e così via. Quindi concentrati sui benefici che la persona otterrà lavorando con te e cerca di diventare la soluzione più adatta al suo problema e a quello di cui ha bisogno. Se riesci in questo intento, ti assicuro che il prezzo non sarà più un problema. Ma il problema, scusa il gioco di parole, veramente grosso è proprio questo: la maggior parte degli imprenditori non ha una motivazione vera, non c'è un motivo per cui un cliente dovrebbe scegliere lui rispetto ai propri concorrenti. E in questo caso, effettivamente, come dicevo a inizio video, la scelta ricadrà sempre sul prezzo, quindi il cliente sceglierà chi costa meno. E il tuo lavoro, il tuo compito è riuscire a far capire al cliente perché tu sei diverso, perché costi di più e soprattutto perché sei la soluzione più adatta ai suoi problemi. Trova una soluzione a questo e ti assicuro che il prezzo non sarà più un problema. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo alla prossima pillola. Ciao!